come granello di senape. Il commento al Vangelo. Una donna impastato di notte crescerà e ti verrà pane benefico nel forno del mio Signore. Se l'ho dato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, ascoltiamo il brano del Vangelo secondo Giovanni nella quarta domenica di Quaresima. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Cari fratelli, in questa quarta domenica di Quaresima, come dicevamo, il Signore ci mette davanti alle nostre scelte, alle opere che noi compiamo. La Bibbia ci insegna che il fallimento di Israele dipende dal suo peccato. Noi possiamo sì allontanarci da Dio, ma ogni allontanamento da Lui, dal Signore, produce, e lo sappiamo, lo riconosciamo, produce un fallimento nella vita. Peccare che cosa è? Compiere il peccato che cosa è? È un allontanarci dal Signore, da tutto ciò che Lui ci indica. E ha conseguenze poi nella nostra vita, nella nostra storia, come ce lo registra la storia stessa del popolo di Israele. È come mettere una mano sul fuoco quando noi rimproveriamo i bambini, no? Che si azzardano a compiere dei gesti che poi produce loro del dolore e produce quindi in sé una scottatura. Tutti e ognuno di noi, ricordiamoci, siamo responsabili delle nostre scelte, dei nostri peccati. E Dio che sta a fare, ci chiediamo? Dio sta a guardare? No, cari fratelli, Dio è coinvolto accanto alla nostra libertà per salvarla, per salvarci da questo nostro stato di vita di miserie. Noi cristiani abbiamo una storia da raccontare che mette pace nei cuori di chi crede. Qual è questa storia che dobbiamo raccontare, che dobbiamo testimoniare? È propriamente Cristo. È la notizia che Cristo è il Figlio di Dio ed è venuto a donare la sua vita per noi, per la nostra salvezza. Ed eccoci al Vangelo di oggi. Cristo davanti a un personaggio, davanti a Nicodemo. Cristo, cioè, davanti ad ognuno di noi. Mi piacerebbe in questo momento che pensassimo di essere noi al posto di questo personaggio, di Nicodemo, che spesso di notte quasi con vergogna ci poniamo davanti
degli interrogativi, che sono interrogativi religiosi, che possono essere problemi di fede, inquietudini che coltiviamo interiormente. Nicodemo sente il problema della vita e avverte però il fascino di Gesù, ma non vuole uscire allo scoperto. Cerca Cristo, ma lo cerca di nascosto, come forse fa tanta gente anche oggi. La figura di Nicodemo è la figura, a mio avviso, dell'uomo di oggi, che cerca, anche se ha paura di far conoscere la propria ansia di verità. Ma dobbiamo farci illuminare da questa pagina del Vangelo, perché troviamo Cristo che risponde con pazienza, Cristo che si rende presente a questo incontro e quindi risponde alle domande di Nicodemo. Nella notte della paura, Gesù convida propriamente a Nicodemo il suo grande mistero. Qual è l'espressione forte che Gesù proclama? Qual è questa confidenza bella, bellissima, che troviamo qui nel cuore di questo Vangelo in Giovanni? Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo unigenito figlio perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Penso che qui c'è tutto il cuore, il messaggio cristiano. Dio non ha risparmiato niente per noi, ha dato cioè il massimo, ci ha donato il suo figlio che prende la sua croce, si carica cioè di tutti i nostri peccati per ottenerci la salvezza. Allora guardate, cari fratelli, Dio non ama semplicemente dall'alto, bensì entrando nell'umiltà, nella fatica, nella passione della nostra vita. E ancora Gesù che aggiunge, lo abbiamo sentito poc'anzi nel Vangelo, Dio non ha mandato il suo figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Questa è una conseguenza della bontà di Dio. Dio non condanna nessuno, non si stanca di nessuno, è l'uomo semmai che fugge l'amore di Dio, è l'uomo che può voltare e volta le spalle a Dio. Vediamo la parabola del padre misericordioso, no? Questo figlio il prodigo che scappa, che va via da casa, che sperpera tutti i suoi beni, i beni di suo padre in verità. Il figlio scappa e il padre che fa? Il padre continua ad amarlo, aspetta questo ritorno con impazienza del figlio. Dio non condanna, siamo noi che rifiutando Dio ci condanniamo nella desolante solitudine dell'inferno. Gesù, nella pagina del Vangelo, prosegue in questo dialogo con Nicodemo. Gesù si fa riferimento al serpente di bronzo, collega se stesso con il serpente di bronzo che Mosè innalzò nel deserto perché chi fosse stato morso dai serpenti velenosi, guardandolo, si salvasse. Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così sarà innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui non muoia, ma si salva. Qui presenta la crocifissione come innalzamento che permetterà a noi uomini di guardarlo e di poter essere salvati. Meditiamo, cari fratelli, davanti al crocifisso, particolarmente in questo tempo di Quaresima.
per sperimentare questo immenso amore di Dio, per essere ammessa a condividere la vita stessa di Dio che Gesù Cristo è venuto a donarci. L'amore donato chiede amore, e l'amore non esiste, ricordiamolo, senza libertà. Il Figlio innalzato per amore non impone la salvezza, ma la dona a chi l'accetta credendo in Lui. È questo che determina una divisione. C'è chi crede e chi non crede. La luce che viene in questo mondo è chi l'accetta e chi invece la rifiuta. Prendiamo da questa domenica di Quaresima un grande significato e anche un impegno. Essere innalzati significa offrire la vita, metterla a servizio degli altri e non stare al di sopra degli altri. Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Questo innalzamento è il segno grande dell'amore di Dio che dona la sua vita per noi. Non per condannare, ma per salvare. Non critichiamo e non condanniamo nessuno. Il Padre vuole la salvezza di tutti. Andiamo a Gesù, come ha fatto Nicodemo. Sia lodato Gesù Cristo. Nel tempio del mio Signor, come un chicco di frumento, qualcuno seminato al sole crescerà e diverrà germoglio munifico nella terra del mio Signor.